Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Oggi intendiamo presentare il volume che ho curato, grazie a Pino Pisicchio, dal titolo L'incongrua memoria, commemorazione di dittatori in Parlamento. Volume edito da Nuova Palomar e che nasce grazie all'interessamento di Pino Pisicchio, che ringrazio. Il volume raccoglie, lo dico brevemente, ma voi lo avete immagino letto il libro, raccoglie le commemorazioni dei dittatori in Parlamento nel secondo dopoguerra. Non solo ho messo questo tipo di commemorazioni di Stalin, Mao Zedong, Brezhnev, ma anche le commemorazioni contese, cioè quelle commemorazioni che volevano fare i fascisti nel secondo dopoguerra nel Parlamento italiano, che in alcuni casi non sono riuscite, o quando sono riuscite si sono trasformate in una rissa. Oltre a questo, ho messo anche le commemorazioni contese, quelle per le quali ci sono stati dei grossi scontri e delle polemiche, come per esempio quella di Charles de Gaulle, chiamato da Pertini Carlo de Gaulle, oppure quella di Bettino Craxi, dove il presidente del Consiglio dell'epoca, D'Alema, ebbe due ripensamenti prima di partecipare. E ho concluso il libro con un flashback, una commemorazione, forse quella tra le più grottesche, quella fatta da Benito Mussolini il 12 novembre del 1924 alla Camera dei Deputati di Giacomo Matteotti. Allora, con noi ci sono qui Pino Pisicchio, che è stato, come sapete, parlamentare dal 1987 al 2018, docente di diritto pubblico comparato, saggista, romanziere, poeta, ha scritto e curato una sessantina di libri e cura la collana Question Time di Nuova Palomar, di cui ci parlerà tra poco. Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, storico, docente di storia contemporanea a Roma Tor Vergata, è stato responsabile della saggistica di Einaudi e consulente della Marsilio. Recentemente pubblicato Il Partito della Nazione, cosa ci manca e cosa no del comunismo italiano, che abbiamo avuto l'onore di presentare a Radio Radicale. La Flavia Piccolai Mardelli, deputata del PD, membro della Commissione Cultura della Camera, dirigente del settore culturale, è stato segretario generale dell'Istituto Sturzo. A lei dobbiamo la conservazione e la memoria storica delle carte di Giulia Andreotti, una memoria importante della storia repubblicana. Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Cultura e fondatore dell'ICAS, l'intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo, che ha avuto, diciamo, il merito di organizzare questa conferenza stampa come intergruppo per Cultura, Arte e Spettacolo. Filippo Sensi, deputato del Partito Democratico, blogger, esperto di comunicazione, e soprattutto attento osservatore dei fenomeni che riguardano la libertà di stampa in Italia e nel resto del mondo. Renato Farina, saggista, giornalista di Libero, ex parlamentare di Forza Italia, vice direttore del giornale Del Resto del Carlino e tra i fondatori di Libero, e non ultimo, non per ordine di importanza, Alessandro Tessari, ex deputato del PC e del Partito Radicale, accademico e ricercatore di filosofia della scienza e storia del pensiero scientifico, ha recentemente pubblicato Il mio 68 con Mimesis. Allora, io do la parola a Pino Pisicchio per spiegarci un po' che cos'è la collana Question Time di Nuova Palomar e come ha trovato questa idea del volume. Grazie. Ma io intanto ringrazio Lanfranco davvero di cuore, in realtà. Posso dare un consiglio, che è Sì. questo: se ci togliamo l'audio, quelli che non stanno parlando, Esatto. perché sennò interferiamo e rendiamo più debole il segnale. Mi Ecco, sembra assai pertinente, se ci grazie. autotogliamo. Grazie. Sì, ci autotogliamo la parola, cosa abbastanza rara in questo ambiente, peraltro, che è l'ambiente parlamentare. Quindi ringrazio Lanfranco, diremo tra un minuto qualcosa di significativo intorno a questo lavoro, perché è un lavoro assolutamente importante, e grazie, un saluto molto caro ai tanti colleghi, a tutti i colleghi, in alcuni casi due o tre volte colleghi, colleghi giornalisti. Colleghi che hanno condiviso attività parlamentare
con me, colleghi anche accademici. Intanto Lanfranco mi chiedeva di dire una cosa su questa collana. Questa collana l'abbiamo chiamata Question Time. Perché? Perché l'intento di questa collana è di lavorare intorno a temi di grande attualità che attraversano tutto lo scibile umano, possiamo dire, ma insomma, o quantomeno una buona parte, il diritto, l'economia, la storia, la comunicazione, la politica, lo spettacolo. Ecco, l'intento è di farlo con parole chiare, in una dimensione sintetica, che non vada oltre un certo numero di pagine, e che aggiungano un di più, che ci mettano dentro qualcosa rispetto a quella che è la conoscenza fino a quel momento acquisita. Quindi degli elementi che facciano fare un passo avanti nel percorso della conoscenza. È una collana sotto questo profilo che non nasconde le sue ambizioni, ma affidata ad una casa editrice che ha una bella storia a Bari, ma sta riaffermando, ecco, questa sua storia, questo suo catalogo anche abbastanza interessante, soprattutto negli anni 90, i primi anni 2000. Naturalmente una collana che si chiama Question Time non poteva non partire da un libro il cui contenuto è scritto e lavora all'interno di una dimensione parlamentare, totalmente parlamentare. Qualcuno ha detto qualcosa? Sentivo un sottofondo di parola, no? E quindi abbiamo, quando Lanfranco mi parlò del suo progetto, ne rimasi affascinato. Perché in realtà noi in Italia abbiamo due o tre grandi momenti di attingimento possibile, a parte l'archivio di Stato, per carità di Dio, insomma, in modo particolare credo che Flavia potrà dire cose importanti, forse sicuramente più di me, intorno all'importanza al significato degli archivi. Ma io credo che abbiamo due miniere non sufficientemente attinte, che se un giorno noi immaginassimo di mettere in comunicazione, costruiremmo come dire, un caleidoscopio di un'importanza straordinaria per il nostro paese. Una sono le techerai e l'altra è l'archivio di Camera e Senato. Cioè, la storia del nostro paese, se trovasse un momento di congiunzione tra questi due importanti polmoni, ecco, che pompano storie, racconterebbe cose fantastiche. Lanfranco è un personaggio straordinario, che oltre ad essere un bravo giornalista, è anche un ricercatore ed è capace di mettere le mani laddove vanno messe per tirare fuori delle perle, dei gioielli, come quella che è sotto gli occhi di tutti oggi. Poi gli autorevolissimi colleghi avranno modo di raccontare la loro sensazione, la loro opinione rispetto a questo bel libro, che parla del galateo dei commiati. Siamo tutti del mestiere, sappiamo che il commiato è una forma diciamo, di gesto cortese che viene compiuto nelle aule parlamentari, avendo a riferimento o un compianto membro del Parlamento che non c'è più, oppure un capo di Stato, un personaggio di grande importanza esterno al Parlamento, ma non esterno, non estraneo, non esterno alla storia. Oppure nelle circostanze dolorose che si verificano nel corso del tempo, alluvioni, cose terribili, insomma, l'aula viene dedicata a questo. Che cosa succede? E succede che, come diceva già in apertura, Lanfranco è andato lì a cercare, si direbbero a Napoli, a sfrugugliare, e ha tirato fuori un bouquet di commiati, ecco, di riti di commiato recitati in Parlamento, che oltre a raccontare l'oratoria, è bellissima l'oratoria parlamentare, anche una certa
costruzione enfatica che ti racconta anche del tempo in cui le cose sono state dette, ma, come diceva lui prima, realizza anche un caleidoscopio, diciamo, del tutto inedito, perché in realtà ogni rito di commiato dovrebbe avere a riferimento quelli che sono i valori costituzionali. Cioè, io parlo del capo di Stato che non c'è più, oltre al gesto rituale, ci dovrebbe essere dentro la sottolineatura di riferimento ai valori esaltati nell'esperienza politica, nell'esperienza pubblica di questo capo di Stato, che hanno a che fare con la nostra Costituzione. Cioè, no, è difficile immaginare di fare un commiato carico di partecipazione, di enfasi nei confronti di un dittatore particolarmente ferato. In realtà è accaduto questo, invece. È accaduto che in qualche circostanza, Lanfranco citava Stalin, Mao Zedong, Brezhnev, Tito, per fare il catalogo dei personaggi illustri, tutti quanti, in questo caso in casa comunista, che venivano celebrati con una enfasi, in qualche caso sorprendente. Devo dire, a me ha sorpreso il modo con cui il presidente Pertini parlava di Stalin, con parole particolarmente ispirate e partecipate, ma lo faceva ovviamente con parole meno intense, ma hanno detto cose che oggi farebbero meravigliare anche Fanfani, anche Saragat, Taviani. Quindi è un fenomeno interessante che racconta dell'epoca, racconta dei contesti politici e storici in cui sono verificati, ma racconta anche di che cosa? Di un certo conformismo del ceto politico parlamentare italiano, che in realtà gesti di rottura non ne ha mai fatti. Particolarmente importante, e concludo, è il capitolo delle commemorazioni mancate. E qui sono delle cose sorprendenti, a parte quelle storiche. Non è stato commemorato a dovere Mazzini, per esempio, ma qui non è il Parlamento della Repubblica che ha mancato. Ciò che è stato particolarmente grave, per esempio, è non commemorare adeguatamente il Gandhi, oppure, per rimanere nei giorni molto più vicini a noi, la citazione di per dovere dell'uscita di scena della vita di personaggi come Andreotti, come Craxi, quindi non commemorati, perché per ragioni evidentemente che hanno a che fare con scelte politiche. Bene, io mi fermo qui, il libro è veramente interessante, ringrazio tutti gli autorevoli colleghi qui presenti, quest'oggi presenti, seppur in questa modalità che mi impedisce di abbracciarli tutti, cosa che non facciamo da qualche tempo, ai noi, e bravo, bravo davvero Lanfranco, hai fatto un lavoro veramente straordinario. Grazie. Bene, grazie a Pino Pisicchio, gli chiedo di togliere l'audio. Allora, io adesso do la parola ad Andrea Romano, col quale io avevo parlato già del libro qualche mese fa, e lui mi aveva detto: se fai la presentazione del libro, invitami, perché mi sembra interessante. Allora, io sono molto curioso di sapere cosa pensa, visto che Andrea Romano è stato uno studioso dello stalinismo, soprattutto negli anni 30, ma oltre a questo volevo chiedergli un po' che cosa pensa di questa raccolta, per come è stata concepita. Prego. Grazie molte Lanfranco, grazie anche per aver fatto questo libro, che è un libro ben fatto, molto interessante, sia per chi è dentro l'istituzione parlamentare, come in questo periodo sta capitando a me, ma sia per chi è anche fuori dall'istituzione parlamentare. Nel senso che quello che è uno dei tratti di interesse di questo libro è che dimostra come anche il Parlamento, o forse soprattutto il Parlamento, sia uno strumento di quella politica della memoria che
ultimamente, negli ultimi anni, è diventato un termine molto diffuso, ma in realtà c'è sempre stata. C'è sempre stata una politica della memoria, anche quando non c'era una tematizzazione pubblica della memoria come strumento, per l'appunto, della classico della discussione pubblica. C'era anche ai tempi, per l'appunto, precedenti all'instaurazione della Repubblica, e c'è stato per quello che tu ricostruisci in molti passaggi, appunto, sono appunto esempi di politica della memoria in un senso o nell'altro, sia quando vengono ricordati i dittatori, sia quando ci sono contrapposizioni anche molto radicali su fatti che agli occhi nostri, dei nostri contemporanei, sembrano indiscutibili. Forse lo erano anche per coloro che vivevano quegli episodi, ma in ogni caso furono quegli episodi oggetto di rappresentazioni appunto contrapposte anche nell'ambito parlamentare, come succede regolarmente per i temi delle politiche della memoria. Quindi il Parlamento lo è, ce ne rendiamo conto anche noi che ne siamo membri adesso in maniera transitoria, ogni qualvolta che ci si ritrova a discutere di fatti storici o di episodi storici nelle aule parlamentari, ecco che ci troviamo di fronte a episodi a volte conflittuali di politica della memoria. Ultimamente è capitato, per esempio, per quanto riguarda la conclusione della Prima Guerra Mondiale, dove c'è stato all'interno della Camera dei Deputati una contrapposizione anche molto dura per quello che potrebbe essere in realtà un tema assolutamente condiviso, e tuttavia è stato appunto la conclusione della Prima Guerra Mondiale, il suo costo, il costo della Grande Guerra per la popolazione italiana, un tema di contrapposizione tra le forze politiche. Per venire al tuo libro, io mi concentro volentieri sul tema di Stalin e dello stalinismo, un po' perché è una delle pagine più, come dire, più evidenti, più clamorose, se vuoi, di questa tua ricostruzione, nella quale poi tu fai parlare i protagonisti, ed è uno dei pregi principali di questo libro. Certo, ci sono le tue introduzioni, ci sono la tua, diciamo, inquadramento del tema, che è sempre molto utile e molto lucido. Accanto a quello è sempre molto interessante leggere le parole dei protagonisti, e il caso di Stalin naturalmente è uno dei più clamorosi. Ci colpiscono naturalmente le parole di Pertini, ci colpiscono meno forse le parole di Togliatti, che anche con molta sincerità, nel momento in cui l'aula della Camera celebra, perché di questo si trattò, la morte di Stalin nel 1953, morte che tra l'altro ricorse proprio di questi giorni, per l'appunto, il 5 marzo se non sbaglio, le parole di Togliatti ci colpiscono meno, le parole degli altri un po' ci colpiscono di più, ma ci colpiscono oggi, perché in realtà, e questo è il punto che volevo, appunto, con cui volevo contribuire alla discussione, in realtà la figura di Stalin in quegli anni non fu mai in discussione da nessuna parte, diciamo, dell'emisfero terrestre, in nessuna compagine politica e in nessun ambiente culturale. Certo, c'era chi aveva scritto del costo umano dello stalinismo, delle spaventose repressioni politiche e sociali, perché questi due aspetti vanno sempre ricordati quando si parla di stalinismo, dove la repressione sociale fu certamente molte volte più importante, più tragica della repressione politica in senso stretto. Però in quegli anni tutta l'Europa, tutto l'Occidente era ancora sotto il pesantissimo influsso, non tanto del filosovietismo politico, ma in fondo dell'ammirazione per quella che era stata la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Un elemento, questo dell'ammirazione, che pervase ambienti culturali del tutto insospettabili. Io voglio fare un esempio tra i tanti, per citare un grande studioso italiano, un grande liberale italiano, Luigi Firpo, grande studioso del pensiero politico, che nel 1951, se non sbaglio, ma devo controllare, pubblicò per la UTET una traduzione del Capitale di Marx, che era un'opera, per carità, indiscutibile, e lo è ancora adesso. Ma nella sua introduzione, Luigi Firpo, grande liberale, grande antifascista, grande anticomunista, apriva questa introduzione, che non ho sotto mano, se no l'avrei citata volentieri, in realtà non tanto parlando di Marx, ma parlando della forza militare dell'Unione Sovietica,
ed esprimendo parole di enorme ammirazione per quello che era stato il contributo sovietico alla vittoria sul nazifascismo. Ci stupirebbe oggi leggere Firpo, appunto, un Firpo che celebra la forza militare dell'Unione Sovietica e quindi dello stalinismo, certamente ci stupirebbe, e tuttavia quella temperie culturale e storica era così definita, così come non possiamo non ricordare il caso più noto, per quanto non meno clamoroso, di George Orwell, che nel 1945 prova a pubblicare La fattoria degli animali in Gran Bretagna, o meglio la manda ai principali editori. Non c'è bisogno di ricordare cos'è La fattoria degli animali e qual era l'oggetto della, diciamo, di questo meraviglioso, non romanzo, ma insomma racconto lungo di George Orwell, di questa grande allegoria, no? Sappiamo tutti che ce l'aveva con Stalin e con l'Unione Sovietica. E tuttavia non riuscì George Orwell a trovare un editore in Gran Bretagna, nella liberale Gran Bretagna, poi lo trovò ma con molta fatica, nella liberale Gran Bretagna, nella culla della democrazia, perché non perché fosse permeata da comunisti, ma perché in realtà nessuno se la sentiva, persino tra i liberali britannici, persino nell'ambiente culturale, editoriale britannico, di fare una polemica contro l'Unione Sovietica nel 1945, perché quelle erano le fasi conclusive del grande sforzo militare dell'Unione Sovietica. Tutto questo per dire che al fondo la politica della memoria, e questa è la mia conclusione, mi perdonerete la banalità della mia riflessione, ma ci tengo lo stesso, la politica della memoria è intrisa di relativismi politici, di relativismi storici. Uno stesso oggetto, diciamo, di politica della memoria cambia prospettiva visuale e quindi valutazione a seconda del tempo in cui emerge, ovviamente. Noi siamo abituati a dire che ci sono certe cose che non possono essere messe in discussione, ed è vero, alcune cose non possono essere messe in discussione. Però in realtà la complessità della storia e la complessità della politica della memoria è tale per cui in realtà oggetti che ai nostri occhi appaiono indiscutibili fanno un'enorme fatica ad essere appunto trattati con riferimenti e categorie indiscutibili, perché il nostro tempo, purtroppo per fortuna, è pieno di elementi che devono e possono essere relativizzati. Detto questo, davvero grazie a Franco per questo bel libro, non solo molto divertente, un po', diciamo, divertente, come amaramente divertente in molte pagine, ma certamente utile anche a far capire l'aria che si respirava e che si respira ancora oggi nelle aule parlamentari. Grazie. Non hai l'audio? Riavvio l'audio, ecco. Allora io ringrazio Andrea Romano, naturalmente poi sentirò per un secondo giro tutti più brevemente, e do la parola a Flavia Piccoli Nardelli, che come sapete è stato segretario generale dell'Istituto Sturzo, alla quale voglio chiedere una valutazione sul volume, su quello che si può fare anche sulla storia parlamentare italiana, cercando di raccogliere e di valorizzare questo enorme patrimonio che c'è e che spesso non affiora. Lanfranco, grazie. Devo dire che Lanfranco Palazzolo sa che ci accomuna una grande passione per gli archivi, per la storia e per le fonti, quindi per gli archivi. Questo libro è, come diceva Andrea Romano, naturalmente legato a quella che è la politica della memoria e al relativismo connesso sempre alla politica della memoria. Io sono però convinta che il discorso delle fonti è quello che ci salva, cioè quello che davvero dà dei paletti, mette questo relativismo fra una serie di punti fermi che noi dobbiamo tenere. Ecco perché è così importante mantenere la memoria, curare le fonti, eccetera. Anche se io penso che quell'articolo 2 della Costituzione che Palazzolo cita quando dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, eccetera, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che lui mette
come incipit del volume, io credo che difficilmente questo articolo 2 trovi risposta a queste cerimonie di ricordo organizzate in Parlamento, perché se le ultime a cui abbiamo assistito mi pare che prudentemente si limitino a una biografia più o meno ufficiale da parte del Presidente della Camera e lasciando ai relatori dei vari gruppi il compito di dare un giudizio, la responsabilità di un giudizio sull'operato di chi si commemora, mi pare diverso quello che è stato fatto nel periodo che Lanfranco esamina, che arriva fino, comincia dal Regno e arriva fino al 2000. Perché questa raccolta che Palazzolo fa ti dà un senso di sommarietà nelle celebrazioni in aula e di un modo improprio in cui il Parlamento rende onore a personaggi che hanno violato i principali diritti naturalmente della democrazia e che vengono celebrati per l'immagine che hanno, per un'immagine che è legata a un contesto spesso abbastanza superficiale e poco approfondito. Palazzolo parla di opportunismo, parla di comportamento compromissorio. Pino Pisicchio parla di conformismo. Direi che sono i due estremi fra cui ci muoviamo. Certo è abbastanza imbarazzante leggere ricordi che non sono solo quello di Stalin, ma anche per citare un altro dei protagonisti della politica internazionale che vengono citati e celebrati, pensiamo a Nasser e quindi alla sua politica mediterranea. Uno dei pregi del volume, secondo me, è che Palazzolo ricostruisce, prima di presentare quello che è il testo del ricordo parlamentare, ricostruisce in breve quella che è la storia, fa una breve sintesi della storia del protagonista e quindi ci dà sia il quadro del contesto, sia il quadro anche molto preciso di quelli che sono davvero degli strappi molto pesanti ai diritti che vengono violati. Lo fa in maniera molto accurata e questo secondo me è uno dei grossi pregi del libro. Certo la sede parlamentare, la celebrazione di personalità o di eventi che toccano milioni di persone, la vita di milioni di persone, secondo me avrebbero diritto a valutazioni più meditate, a un approfondimento storico vero, a considerazioni appunto meno legate, come dicevo prima, a un sentore comune che viene da un'informazione, da vicende contingenti, eccetera. Io però devo dire che ho trovato estremamente interessanti e ovviamente molto, molto sgradevoli, molto urticanti parecchie delle celebrazioni che vengono fatte in aula, ma mi hanno colpito anche le assenze, come voi potete immaginare, l'assenza della celebrazione di Craxi e un'assenza che nel libro non è portata, perché il libro si ferma al 2000, arriva fino al 2000, ma che ho vissuto direttamente, quindi mi lascerete parlarne un momento soltanto, è quella della celebrazione del ricordo della morte di Giulio Andreotti, che è avvenuta nel 2013, quindi non rientra in quelle che Palazzolo ha esaminato, ma che voi sapete non c'è stata. C'è stato in aula semplicemente un dovuto ufficiale ricordo della sua morte e a cui non è seguita nessun tipo di ricordo particolare o di celebrazione particolare. Per un protagonista della storia del nostro paese, quale è stato Andreotti, è un vulnus abbastanza pesante. Devo dirvi che mi ha colto in maniera particolare perché come membro di questo comitato per la documentazione che c'è alla Camera e che fra l'altro funziona molto bene, che si occupa della biblioteca e dell'archivio della Camera, si è deciso lo scorso anno di rimediare, se vogliamo, a questa mancanza, recuperando gli atti
degli interventi parlamentari di Andreotti, partendo dalla politica estera, quindi da uno dei temi che Andreotti ha frequentato, se vogliamo, per tutta la sua vita politica. E il libro è uscito, per il Covid non siamo riusciti a presentarlo, è però un libro importante e devo dire che io me ne sono occupata appunto come membro di questo comitato, ma anche perché nel mio lavoro passato io come segretario generale dell'Istituto Sturzo ho avuto da Andreotti stesso l'incarico di trasferire il suo archivio, recuperare il suo enorme archivio, sono più di 3.000 fascicoli, all'Istituto Sturzo, dove ci sono più di 70 archivi che riguardano il cattolicesimo politico nel nostro paese. Quindi un'esperienza straordinaria raccolta insieme. Voi sapete che per quanto riguarda gli archivi, il fatto di poter raccogliere le fonti diventa particolarmente importante e significativo per gli studiosi. Ora, devo dire però che c'è una sorta di vendetta trasversale nella storia e nel significato degli archivi, perché se quelli della Camera sicuramente un giorno che Palazzolo porterà avanti il suo lavoro testimonieranno, come sappiamo tutti, l'imbarazzo di celebrare Andreotti e l'intenzione di non farlo, quegli stessi archivi però danno conto anche dell'enormità del suo lavoro di parlamentare e di membro del governo, così come la memoria che è conservata allo Sturzo danno conto di quella che è stata la sua attività di leader internazionale, di uomo e di studioso curioso, di protagonista davvero della storia, di un pezzo importante della storia di questo paese. Quindi per dare una conclusione al nostro discorso, io credo davvero che quell'articolo 2 della Costituzione, così come il Parlamento ha cercato di metterlo in pratica, in realtà si presta poi a cattive interpretazioni e diventa fonte di equivoci. Quindi sono convinta che va trovato un modo più lungimirante, se vogliamo, con cui il Parlamento possa dar conto al Paese di chi ha ben meritato delle proprie azioni, con le proprie azioni. Forse affidando il ricordo di leader internazionali come quelli che sono comparsi, che compaiono nella raccolta di Palazzolo, affidandoli alle commissioni esteri, alle commissioni competenti del Parlamento, perché ricordino questi personaggi con il dovuto distacco e con l'attenzione critica che un'azione così complessa merita, e affidino invece il ricordo di colleghi parlamentari, di più a quel lavoro di raccordo sulle fonti, che io credo sia uno dei compiti in cui il nostro Parlamento si è reso benemerito, perché ci sono dei lavori straordinari fatti dalla Camera e pubblicati dalla Camera proprio recuperando le fonti parlamentari. Ecco, io credo che quello sia il lavoro più significativo. E ricordo soltanto in un passaggio per voi un dossier che è stato presentato in questi giorni, che è bellissimo, vi prego di andarvelo a prendere e di leggervelo, della biblioteca, di documentazione storica sulla grande influenza, la grande influenza è la spagnola, voi sapete, che ha massacrato il mondo negli anni della fine della Prima Guerra Mondiale, il 18 e il 19, e è la grande influenza nell'attività parlamentare della Camera dei Deputati, nella 24esima e 25esima legislatura naturalmente del Regno d'Italia. È straordinario perché c'è un fascicolo allegato che dice i provvedimenti del governo nell'epidemia di influenza. Leggetelo perché sembra, ahimè, ritornare ai nostri giorni. Mi fermo qui naturalmente con l'invito a far sì che queste fonti parlamentari vengano studiate, approfondite, e riconoscendo a Lanfranco che il suo lavoro è davvero un lavoro importante, perché io credo che tutti quelli che approfondiscono attraverso un lavoro serio le fonti non possono che far bene al nostro paese. Bene, allora
riattiva il mio, ecco, rieccomi qua. Allora, ho riattivato il mio audio. Grazie a Flavia Piccoli Nardelli per questa preziosa testimonianza. Io do la parola a Federico Mollicone, che ha organizzato meritoriamente questa presentazione del libro. Come sapete, Federico Mollicone è fondatore dell'Intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo. Noi abbiamo parlato, Federico, e lo chiedo a te anche da uomo diciamo di destra, abbiamo parlato anche di tante commemorazioni di uomini di sinistra, di dittatori comunisti. Questa cosa non era consentita, diciamo, non era consentito ricordare in aula esponenti della destra. Allora, volevo chiedere come hai trovato il libro e soprattutto questa diversità di trattamento tra la celebrazione massima e il divieto di celebrazione. Intanto inizio con i ringraziamenti, ringrazio te, Franco e ovviamente Pisicchio e la Palomar per averci dato la possibilità come Intergruppo Cultura Arte e Spettacolo di presentare questo libro in questi strani giorni e di farlo ancora una volta in remoto. Ringrazio anche Radio Radicale che appunto a proposito di archivi a cui faceva riferimento Pisicchio è sicuramente un archivio digitale. Io l'ho definita in aula la scatola nera della Repubblica, per cui anche durante questi giorni difficili, grazie alla Radio Radicale, riusciamo a mantenere l'iniziativa che si sarebbe dovuta tenere nella sala stampa della Camera. E, questo è un libro, ti dicevo, ringrazio Palazzolo, perché è un libro assolutamente attuale, anche se, come diceva Nardelli, anche Romano, fa un lavoro prezioso che è quello della cura della memoria. Palazzolo, da giornalista parlamentare, come un minatore, è andato lì a scavare tra i resoconti stenografici, a tirare fuori delle vere e proprie gemme di memoria storica e anche ridandoci tutt'altro in maniera soltanto storiografica, ma anche molto viva e con accostamenti, analisi, schede biografiche del personaggio che è stato commemorato o meno, con la vivacità dei dibattiti parlamentari, degli scontri anche duri parlamentari, e penso appunto ai vari resoconti riguardo la commemorazione di Stalin o quella di Tito, con addirittura appunto il commosso ricordo di Pertini. O quella di Stalin con l'angosciato intervento di Togliatti, o ancora la contestazione per il tentativo del movimento sociale di ricordare Graziani, che era stato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano e poi della Repubblica Sociale. E quindi in questo scontro, secondo me, emerge anche un altro aspetto. Io sono stato anche consulente della Commissione Mitrokhin. E ho avuto l'onore e l'onere di studiarmi tutti i documenti storici dal dopoguerra in poi che ci venivano mandati, sia quelli dell'Archivio Storico dei Carabinieri, sia quelli degli altri servizi, dei servizi italiani e degli altri servizi, e anche lì è emerso un affresco della Guerra Fredda. Noi eravamo in piena Guerra Fredda, per cui il sentimento, e questo il libro di Palazzolo lo fa capire, dell'epoca era ovviamente un sentimento fa diviso per blocchi, diviso per contrapposizione est-ovest, dove addirittura però c'era anche il rispetto dell'avversario, per cui l'intervento di Cossiga su Tito o su Stalin sono ovviamente interventi rispettosi, comunque che riconoscono con il senso appunto del diciamo storiografico successivo, riconoscono comunque la grandezza del personaggio. E non emettono subito in evidenza le luci e ombre, come sarebbe magari diciamo, corretto da un punto di vista storiografico. Perché? Perché quella non è storia, quella è cronaca parlamentare, accadeva in quel momento quello era il sentimento prevalente, che magari a noi oggi sembra assurdo. Io sono fra quelli che ritiene che a Tito debba essere tolta l'onorificenza, ma lo dico al seguito di quello che si è scoperto e si sta ancora scoprendo sulle foibe, sul drammatico olocausto dell'agente Giuliano Dalmara. Posso capire che magari ci sono segmenti ormai sempre più spaventati
Parudi, una storiografia di estrema sinistra che invece sostiene il contrario. Ma è un altro argomento su cui vorrei accendere la luce. E Romano citava Orwell per il fatto della sua censura della Fattoria degli animali, ma io invece vorrei citarlo proprio riferito al libro di Palazzolo sul concetto della post-verità. Ecco, il libro di Palazzolo ci fa capire che al giorno d'oggi esiste di fatto una post-verità. Perché? Perché all'epoca c'era la cronaca parlamentare ci dà il clima e il sentimento dell'epoca e del momento in cui viene fatto il dibattito, dove c'è un sentimento prevalente e uno soccombente. Bella è l'intervento, non lo dico per spirito di parte, ma bello è l'intervento di Almirante quando dice al presidente di turno, ricorda al presidente di turno il fatto che non sia stato fatto parlare un deputato del MIS proprio in virtù del ricordo di Graziani, e lui dice: va bene, accettiamo questa regola, l'importante è che però valga per tutti, perché poi invece sappiamo che così non è stato. E a contestare c'erano anche i deputati del Partito Radicale all'epoca fortemente rappresentati, per cui che contestavano insieme al Movimento Sociale il ricordo appunto di Stalin, di Tito, dei dittatori, di Mao Zedong. Quanta attualità c'è in questo dibattito. Ma dicevo, la post-verità oggi ha assunto invece una forza ancora più travolgente. Pensiamo a tutta la post-verità su Colombo, su Cristoforo Colombo in America, oppure su chi vorrebbe cancellare addirittura Gesù Cristo perché appunto offenderebbe lo spirito delle persone, dei fedeli di razza, ma di religione musulmana. E c'è un'azione che è quella che Hughes descriverà appunto nella cultura del piagnisteo negli anni 90 in maniera magistrale, e cioè che è quella di rivedere la storia dell'umanità, i periodi storici, i personaggi storici dell'umanità con gli occhi di adesso, e quindi con il politicamente corretto, per cui Colombo diventa un assassino schiavista quando sappiamo che gli spagnoli fecero molto molto peggio. Quando commerciare schiavi all'epoca era normale, anzi lui difese gli indigeni dagli attacchi di altri indigeni, e su questo noi aprimmo tutto un confronto. Quindi è un tema delicato. Secondo me la posizione equilibrata che emerge dal libro di taglio storiografico è quella di dire: un conto è il personaggio va sempre inserito con un approccio storico neutrale nel momento storico in cui avviene la commemorazione o il ricordo. E come diceva anche Nardelli rispetto a Andreotti o a Craxi, quando D'Alema si rifiutò di ricordarlo, come ricorda magistralmente il libro, o Jan Palach ricordato da Pertini con l'esempio della vittima stalinista del nazismo. Insomma, la storia è un prisma, i personaggi storici sono prismatici, non si può mai, un conto è il giudizio storico, su quello io posso essere di parte e posso dire che Tito è stato responsabile dell'uccisione di migliaia di italiani, un altro è quello storico, la sede storica, per cui io su questo, in questa sede, contesto i criteri del politicamente corretto e della post-verità. Bisogna saper distinguere. Certo è che in aula, e concludo, in aula Montecitorio sarebbe bene ricordare in maniera degna chi comunque ha onorato quell'aula. Faccio un esempio recentissimo con il ricordo di Leonardo Sciascia, che fu appunto anche deputato radicale, per cui di fatto la commemorazione ufficiale si è ridotta a 2 minuti, la Camera non l'ha celebrata neanche con letture, con confronti approfonditi, ma l'ha ricordato nel corso della seduta ordinaria con 2 minuti sul gruppo, a su richiesta, pensate un po', di Fratelli d'Italia. Quindi come cambia il mondo, come cambia la sensibilità. Sciascia è un gigante sia della letteratura sia della politica.
Quindi io credo che sia giusto, concludo davvero, dare la possibilità di ricordare i personaggi in aula Montecitorio, tutti, anche quelli più controversi, magari dando la libertà di mettere in luce sia gli aspetti positivi che negativi. Ma la censura, la post-verità, la damnatio memoriae, per quanto è stato anche l'istituto giuridico romano, non porta mai a una storia oggettiva, una storia che finalmente alla fine, diciamo, a decenni alla fine della dopoguerra dovremmo sapere e poter scrivere. Grazie. Bene, grazie a Federico Mollicone, che ricordo è fondatore dell'Intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo. Io do la parola a Filippo Sensi, che ringrazio per l'attenzione che ha riservato al mio libro, e quando è uscito il libro mi ha mandato un messaggio dicendo non vedo l'ora di leggerlo, e stamattina ha fatto, diciamo, come prologo a questa presentazione un tweet dove ha messo un passaggio della commemorazione di Nil Deiotti per le vittime di Piazza Tiananmen. Allora, come diciamo, tu sei un grosso comunicatore, da grosso comunicatore, da bravo, diciamo, esperto di media, volevo chiederti come è stato raccontato questa parte, diciamo, della storia parlamentare italiana, a tuo modo di vedere. Grazie intanto a Franco, grazie a tutti voi, grazie a Pino Pisicchio, insomma, questa e a tutti i colleghi e alle persone che sono online. Io, insomma, ci tenevo molto a esserci per dire due o tre cose che mi hanno colpito di questo libro, e a partire da questo libro. La prima, Lanfranco, è che, come spesso accade, non accade soltanto a chi ha l'onore di lavorare alla Camera o di essere in Parlamento, ma queste pagine restituiscono una vita, una vitalità. Spesso noi siamo portati a pensare al Parlamento come l'istituzione, com'è, ovviamente, come deve essere, gli atti parlamentari come qualcosa magari di polveroso, di impilato, di infrequentabile, di fisso, non vivo. Ecco, leggendo invece gli scambi, spesso anche il confronto durissimo, ci sono delle pagine, per esempio, interessantissime di scontro tra destra e sinistra, diciamo così, che sono riportate nel tuo libro, per esempio sulla vicenda congolese. E questa vitalità mi sembra è la cosa che più mi ha colpito rispetto a appunto la dignità, la gravitas, insomma, anche del posto da cui tu stai trasmettendo adesso, no? Vedi questi portoni della Camera, vedi nel legno, le boiserie, vedi, insomma, l'istituzione. Invece qui dentro c'è tantissima vita, e questo mi colpisce sempre. L'altra riflessione che volevo fare, Franco, riguarda la possibilità, un tempo si diceva, no? Di una memoria condivisa. A me questa possibilità, leggendo questo libro, anche se prende in esame ovviamente epoche un po' più remote, no? Arriva fino al 2000, eccetera, mi sembra un ideale regolativo, un orizzonte di senso mai raggiunto, forse mai raggiungibile. Questa idea della memoria condivisa, qui mi viene fatto quasi distaccare quella condivisione, mi sembra una memoria condivisa, nel senso che da una parte e dall'altra ognuno, in base al conformismo parlamentare di cui parlava Pisicchio in esordio, oppure al tema del relativismo della politica della memoria, di cui hanno parlato Romano e Flavio Nardelli, ma anche rispetto alla questione della post-verità, sollecitata, sottolineata da Federico Mollicone. Ecco, insomma, questa memoria condivisa mi sembra qualcosa sempre a venire. Non so se una chimera, un'illusione, magari una necessità, un'urgenza, perché dovremmo poterci riconoscere tutti in una memoria condivisa, e lì poi possiamo aggiungere gli aggettivi che vogliamo, democratica, repubblicana. Leggendo questo libro si dispera un po' dell'idea di una memoria condivisa, sia perché ex post
la memoria sedimenta e prende un altro colore, prende un'altra luce rispetto all'imminenza dei fatti che qui vengono riportati, quindi l'ossequio, l'elogio, l'eulogio, il compianto prende un altro respiro, un'altra angolazione vista da lontano. Sia perché ovviamente dagli scambi polemici, dalla virulenza degli scambi polemici, seppure in punto di penna, insomma come avviene in aula, ma è anche da un altro atteggiamento che qui è riportato, secondo me, in maniera scioccante nella commemorazione che fa Mussolini di Matteotti, e cioè di come vediamo come nel tentativo oltraggioso ovviamente da parte di Mussolini di ricordare Matteotti in aula, è molto interessante vedere come Mussolini ricordi Matteotti subito dopo andando a ricordare altre figure che erano morte in quei giorni, che appartenevano invece alla sua parte politica, in un tentativo di annacquare non solo la memoria ma l'attualità, un tentativo che è, come dire, lontano così vicino, per cui se io devo ricordare qualcuno che è lontano da me, io lo circondo di memorie altre, lo seppellisco di memorie altre che in qualche modo mi sono più convenienti, mi sono più vicine, e quindi mi cavo il dente, ma allo stesso tempo trovo il modo per seppellirlo ancora di più, per renderlo ancora più morto e più remoto. Questo per dire che da questo libro emerge una fatica e forse una impossibilità di una memoria condivisa, ma non riguarda solo l'Italia, non riguarda soltanto un paese che siamo, ma in generale il tema della memoria. Qui vengo all'ultimo punto, Lanfranco, se vuoi un po' stupidamente, stolidamente provocatorio, cioè a dire, mi ha molto colpito qualche tempo fa leggere l'ultimo libro di Paolo Mieli, che è un libro sulla terapia dell'oblio. E mi ha molto colpito perché in qualche modo Mieli, da storico, dice, noi viviamo una sorta di eccesso della memoria, dato anche da una strana, difficile confluenza del passato nel presente. È come se in qualche modo all'arrivo, allo sfociare del passato nel nostro presente, questo intorbidisse le acque del nostro quotidiano, e quindi rendendole tossiche, più torbide, è difficile cogliere la limpidezza, la chiarezza di questo passato. In qualche modo Mieli suggerisce, di fronte a questo eccesso di memoria che ci riguarda, no? Un mondo fatto di dati, fatto di video, di audio, di cose che restano, di WhatsApp, di chat, che caricano la nostra memoria, la rendono, la saturano. In qualche modo ci richiama una sorta di terapia dell'oblio, direi anche una terapia dell'oblio volontario, quasi una sorta di metodo, una risposta della dimenticanza, cioè non una damnatio, come rievocava prima Mollicone, ma un metodo dell'oblio, dimenticare come metodo. Ecco, questa cosa mi colpisce molto leggendo questo tuo libro. Tra l'altro mi colpisce molto l'utilizzo da parte tua dell'aggettivo incongruo, perché già l'incongrua memoria denuncia una sproporzione, una dismisura, una eccentricità. Cioè una memoria che è incongrua vuol dire che sfonda, sporge, inquieta, e quindi interroga. Cioè tu potevi dire una memoria qualsiasi, hai usato invece un aggettivo che mi ha molto colpito. Ecco, volevo dire, di fronte a questa memoria cui tutti noi siamo chiamati, di recente mi è capitato per esempio di chiedere al governo di commemorare i morti, le vittime del Covid, di trovare un modo per esprimere simbolicamente il dolore, il cordoglio dell'intera nazione per le vittime del Covid. Tra pochi giorni il presidente Draghi sarà a Bergamo per le celebrazioni appunto della giornata della memoria dei morti del Covid.
appunto, mi è capitato di chiedere, contraddicendo quindi quello che sto dicendo, di chiedere un segno grafico, tangibile, evidente, di cordoglio, di lutto. Ecco, però, di fronte a questo lutto che ci soffoca, che ci insegue, che ci smanaccia, mi chiedo se non sia possibile opporre una sorta di oblio, e cioè pensare a dimenticare come qualcosa che non ci difende dalla memoria, ma la rende possibile, utile e anche giusta. Ecco, questa è la provocazione che mi è venuta dalla lettura del tuo libro, di cui ancora ti ringrazio. Bene, grazie a Filippo Sensi. Voglio soltanto specificare che l'idea del titolo del libro, L'incongrua memoria, è stata di Pino Pisicchio, e ora hai fatto un altro titolo, e comunque ringrazio Pino Pisicchio per avermi corretto, perché penso che la sua correzione è stata provvidenziale. Io do la parola a Renato Farina, che io considero un mio carissimo amico, che è saggista, giornalista di Libero. Quando io gli ho inviato la copia in PDF del libro, mi ha sorpreso, perché nell'arco di un giorno mi ha fatto l'onore di farmi una recensione sul Libero. Io non ho mai dovuto pregare troppo Renato Farina per una recensione, perché è sempre stato molto attento e cortese con me. Allora volevo chiedergli un po' che attraverso questo dibattito, che convinzione ha maturato rispetto alla recensione che aveva scritto sul Libero. Grazie, spero che la voce si senta, perché io sono nella zona più colpita in questo momento dal Covid, e non vorrei avesse anche consumato le linee internet. Scusate. Allora, io dirò delle cose in modo rapsodico, perché molti argomenti sono stati ben trattati prima. Il discorso di sicuro più importante è quello della memoria. Io ho avvertito questo, che in tutti questi anni, in particolare nei discorsi più forti, e nelle contrapposizioni più forti che sono state raccontate in questo libro, è evidente che c'è un rinnegamento della memoria reciproca. È stato detto da Sensi anche molto bene, è impossibile, no? E lo vediamo però riferito, è un rinnegamento riferito al passato, cioè la delegittimazione è del rispettivo passato. Lo vediamo appunto quando si parla di Giovanni Gentile, quando ci si contrappone anche su Lumumba, il riferimento è a ciò che è stato fatto prima. Poi, mentre io noto che negli anni cosiddetti della Seconda Repubblica il rinnegamento è stato corale rispetto alla Prima Repubblica per lunghi anni, mentre la delegittimazione è stata sul presente, sulla identificazione di una parte e dell'altra con il male storico che gli uni e gli altri pure insieme riconoscono come vero, no? Tutte e due le parti riconoscono il male assoluto nel totalitarismo, sia a destra lo si riconosce confini nel fascismo, con una parola forse esagerata anche nella testa di Fini, e dall'altra parte si nega tranquillamente il comunismo come fonte di ispirazione per il presente. Paradossalmente questa comunanza nel confutare il passato che prima ciascuno venerava in qualche modo a questo si contrappone il sospetto sul presente e la delegittimazione che è stata caratteristica di questi anni e che si sta, credo, spero, faticosamente superando, passando da
un bipolarismo rusticano, per così dire, a un bipolarismo, diciamo, meno rozzo. Io in questo senso credo che, riprendo un concetto che espresse a suo tempo Giampaolo Pansa, resosi conto dell'impossibilità di una memoria condivisa, lui ha proposto, se non altro, il concetto di memoria rispettata, nel senso che riconoscendo la differenza di affezioni, di storie personali, di vissuti, si può accettare che l'altro abbia una posizione diversa, non solo banalmente sentimentale, ma alla fine anche partecipativa rispetto a eventi del passato. Questa memoria rispettata credo che sia una categoria importantissima per superare quella, anche adesso, per superare quella sorta di guerra civile verbale o mentale, sempre per usare espressioni coniate nei primi anni 2000, dopo che uscirono i manifesti contro il centrodestra e contro Berlusconi, firmati anche da eminentissime personalità come Bobbio, Galante Garrone, Sirlo Slabini, e che oggi chi la denunciò allora, ciao Paolo Mieli, la rivede nei manifesti di giustizia e libertà rispetto al centrodestra, e se non ho capito male, rispetto anche a un governo di unità nazionale. Ecco, questo però è un excursus che si basa molto su ciò che ho sentito prima da chi mi ha preceduto. Quello che d'altro vorrei dire è questo: è ovvio che occorre contestualizzare, però anche nella contestualizzazione occorre fare delle differenze. È stato citato Luigi Firpo, credo che nell'elogio che fece di Stalin da parte di Andrea Romano, non credo però che Luigi Firpo fosse perfettamente a conoscenza, come invece leader del Palmiro Togliatti, ma anche penso Sandro Pertini, di quello che era stato effettivamente Stalin. Per cui diciamo che l'evitare la demonizzazione di giudizi che erano basati sulla dominanza di ideali allora accettati come tranquilli e poi rinnegati come bestiali, quali quello della collettivizzazione in Russia, eccetera, eccetera, non è possibile prescindere dall'idea di conoscenza. Cioè, se tu conosci non puoi negare ciò che conosci, perché quello non è più un adeguamento allo spirito del tempo, ma è un adeguamento alla menzogna. Ecco, questo è quello che mi viene da dire, sempre accettando il fatto che tutti noi siamo limitati, no? Tutti noi siamo portati sempre a cercare di darci ragione, no? A difendere noi stessi, no? Allora, provo a fare del... Io mi ero scritto queste parole, no? Si è detto da parte a proposito di queste commemorazioni che ondeggiano tra l'opportunismo e il conformismo, e che sono espressione dello spirito del tempo, di fatto, cioè il sentimento dominante a quell'epoca su quelle persone. E questo è interessante perché è la verità, ma è anche vero che è caratteristica di queste commemorazioni emarginare e censurare il pensiero di minoranza, al punto che persino chi è in aula e rappresenta un pensiero diverso si conforma a quello che è l'onda emotiva del momento, perché i morti suscitano sempre un sentimento
per fortuna, di rispetto. Il problema è quando il sentimento di rispetto che con la maestà della morte di cui parlava García Márquez si impone sulle coscienze, però che questa maestà della morte non si trasformi nella trasformazione, non si trasformi nella innalzamento della persona da falsificando il dato storico. Perché allora in quel caso non è rispetto al morto, ma tentativo di conservare il proprio ruolo nel mondo. Io ho pensato questo leggendo con attenzione, io l'ho letto veramente tutto il libro e l'ho anche gustato, perché la retorica parlamentare, anche quando dice i protagonisti dicono fesserie, a mio giudizio, ha sempre un fascino notevole che secondo me si è perduto negli ultimi anni, e balza all'occhio questo, ma forse queste sono nostalgie infantili. Ma ripeto, cioè, questi discorsi sono tutti conservativi, sia in senso forte della grande storia, cioè dell'ideologia che si incarna in quel momento in Parlamento, o se non vogliamo parlare di ideologia, di linea politica. Dall'altra, conservazione della propria piccola storia, che significa salvaguardare la propria immagine personale, no? Posso fare degli esempi? Allora, su Stalin è stato detto molto, però io sono rimasto colpito, sorpreso, diciamo, dalla menzogna di quando Stalin, cioè di quando Togliatti parla di angoscia personale. In realtà Togliatti, lo sappiamo, lo dicono l'ultimo che ho letto, il libro di Gianluca Fiocco, Il realismo della politica. Allora, aveva in quel periodo nutrito non solo un odio verso Stalin personale, ma temeva per la sua vita, no? Sapeva che poteva essere anche assassinato da Stalin. E qui raccolgo la testimonianza di un... io sono un cultore, come Lanfranco è un cultore straordinario degli archivi, io mi leggo le biografie dei grandi protagonisti occulti della vita istituzionale. Oddio, è caduta, credo che si sia fermata, sia caduta la linea. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarla nell'arco di qualche secondo. Allora, io penso che adesso Renato starà cercando di recuperare questo collegamento. Ricordiamo che Renato Farina stava parlando dell'intervento di Togliatti alla Camera dei Deputati il 6 marzo del 1953, ricordando in qualche modo la falsità di questo intervento, e sottolineava come lui, che aveva letto, diciamo, la biografia di Togliatti, avesse riscontrato, rispetto alla tesi dell'intervento parlamentare di quel giorno, che si svolse sia alla Camera e al Senato, la falsità della tesi di Togliatti, che in realtà temeva per la sua vita. Io spero che Renato riesca in breve a recuperare il suo collegamento. Vediamo un po' se ci riesce. Io aspetto ancora qualche secondo. Peccato, perché era un intervento molto interessante, perché raccoglieva l'incongrua memoria tra ciò che è stato scritto in realtà su Togliatti e quello che poi in realtà aveva detto Togliatti ufficialmente su Stalin durante questo tipo
di commemorazione. Quindi era una parte abbastanza interessante di questo intervento di Renato Farina su questo capitolo della storia parlamentare, che è anche il primo che affrontiamo nel libro che ho curato dal titolo L'incongrua memoria. Vediamo un po' se riusciamo a riprendere il collegamento con Renato Farina. Eccoci. Sì, dimmi. Intanto, se sei d'accordo, magari passiamo la parola. Sì, certo. Allora, io a questo punto darei la parola ad Alessandro Tessari, invitandolo a riattivare il suo audio. È rientrato Renato. Allora, Renato, eccoci qua, Renato. È caduto lì, mentre tu stavi ricordando l'incongruenza tra quello che era stato scritto di Togliatti, che temeva per la sua vita, su Stalin, rispetto a quello che poi Togliatti aveva detto alla Camera. Ecco, scusatemi. No, allora, prego. Silvio Traversa è stato un grande dirigente, grande funzionario della Camera dei Deputati, molto, molto vicino a Nilde Deiotti, cioè ha lavorato molto con Nilde Deiotti. E mi ha molto colpito, leggendo le sue memorie, che Nilde Deiotti si lasciò andare a raccontare non solo il periodo difficile trascorso a Botteghe Oscure nell'incontrare Togliatti e la straordinaria accoglienza riservata loro da Stalin, dove erano giunti trasportati da una slitta trainata da renne, e dagli accorgimenti posti in essere anche nel parlare tra loro per la consapevolezza di essere ascoltata, tanto più che non volevano assecondare il progetto di Stalin che ipotizzava per Togliatti il lungo soggiorno in Russia. Ma in queste confidenze Traversa racconta che Nilde Deiotti sosteneva che lei e Togliatti temevano di essere vittime di qualche incidente automobilistico che li sbattesse fuori non dalla strada ma dalla vita. Ecco. Per cui poco dopo che accade questo, dire di Stalin che è stato un gigante della storia, e questo i giganti possono anche dare delle sberle ai bambini e fargli male, no? Lo sappiamo, ma dei giganti della storia in senso positivo è una cosa tremenda. O come anche in Grau, che so molto bene essere un monumento e sicuramente ha aspetti di grandiosità che io su quali non eccepisco, ma mi ha molto colpito il suo passaggio nella perdonabile giovinezza di quando esaltò Mussolini e di quando esaltò Mussolini come un grandissimo dittatore, no? Cioè, per il suo coraggio, e poi essere passato a esaltare Mao Zedong come liberatore dei popoli di tutto il mondo. Nel 1934 aveva scritto su Conquiste, aveva esaltato il Duce. Allora, perché adesso esaltare Mao Zedong? Si sapeva già da anni, c'erano li cita proprio Palazzolo, mi sbaglio, nel libro, che nel 71 si sapeva già delle tragedie che aveva causato, si sapeva già di come la rivoluzione culturale fosse stata un massacro. Allora, perché dire così? No? Che bisogno c'è? E soprattutto, perché poi non accettare anche l'ammissione di essersi ingannati e di aver ingannato, non solo essersi ingannati o aver ingannato, oppure l'opportunismo di Napolitano, è citato nel libro, che era spesso ospite di Ceausescu come responsabile degli esteri del Partito Comunista, e subito dopo firma interrogazioni parlamentari in cui chiede conto al governo della sua posizione contro il dittatore assassino, no? Cioè, come si fa a... E io qui devo dire che stimo di più profondamente, dentro anche il dolore e il rimpianto, persino un certo rimpianto, Massimo Caprara,
che disse: non ho il diritto di tacere, no? E confessò anche come egli accettò coscientemente l'inganno, un po' si illuse, poi accettò questo inganno. E, tra l'altro, la damnatio memoria ha colpito anche Caprara, è stato un grandissimo esponente del comunismo e, se non sbaglio, alla Camera sono stato l'unico che ne ha parlato quando è morto. A parte, accanto, devo dire, a ben altro livello, il telegramma del Presidente della Repubblica Napolitano, che peraltro Caprara aveva ampiamente criticato. Tra l'altro, la damnatio memoria ha colpito un po' anche il mio amico Lanfranco Palazzolo, perché nel libro, invece di scrivere Massimo Caprara, nel momento in cui Caprara insulta coerentemente con le sue posizioni di allora cara donna a proposito di Lumumba, lui lo chiama Maurizio Caprara, che è un giornalista ancora vivente, invece credo che è nipote di Massimo Caprara. Ma questo per dire come chi ha il torto di riconoscere gli inciampi viene avvilito, cioè viene dimenticato, mentre chi ha avuto la coerenza di sbagliare per sempre o di fingere un attimo di ripensamento, no. Devo dire che l'unico nel nostro dibattito c'è una persona che è citata nel libro, che è Alessandro Tessari, il quale, quando Nil De Jotti non celebra Stalin tanti anni prima, eccetera, eccetera, ma celebra Brezhnev, poi celebrerà anche Chernenko e Andropov, Tessari si alza e dice: noi non accettiamo questa commemorazione, no? Perché si sapeva già chi era Brezhnev. Chi non lo sapeva allora? C'è qualcuno che poteva... Poi dopo, certo, c'è la realpolitik che impone rispetto per il morto e anche per il popolo che lo ha espresso. Però c'è il modo. C'è... Ecco, detto questo, io potrei dire come il Papa chi sono io per giudicare, no? Perché ciascuno di noi è vedovo di qualche idea, di qualche sogno. Però dopo bisogna dire che si è sognato male, no? E che si è ingannato chi... Il Parlamento... Si chiama Parlamento perché le parole è l'unico posto della Repubblica in cui le parole sono sacre, in cui le parole sono così importanti da dare nome al luogo della democrazia, no? Il luogo della democrazia è la parola. Allora bisogna stare attenti, cioè bisogna stare attenti alla misura di tutto. Ecco, poi dico un paio di cose futili. Allora, riallacciandomi a quanto detto in questi giorni da Draghi, che ha rinnegato l'inglese, mi permetto di tirare le orecchie a Pino Pisicchio, che ha chiamato questa sua bellissima collana Question Time, no? Cioè, chi ha introdotto l'inglese anche in questo, nel modo di, nella sede più importante del Parlamento italiano, come momento chiave addirittura, il governo che risponde Question Time, no? Cioè, che bisogno c'è? Non si capisce. Poi altro momento che non è futile, ma ci fa pensare al cambiamento della lingua, è l'uso della parola negro, che avrete notato se, leggendo il libro, che diventa addirittura, adesso, è una parola solenne, è una parola solenne che viene indicata come, aspetti che lo trovo, che viene indicata come, ecco, allora, l'onorevole Fernando Santi del Partito Socialista nel 61, si alzano in piedi, è stato assassinato Patrizio Lumumba, eroe del suo popolo negro, da poco assurto la libertà. Oggi se si dicesse questa cosa, no? Allora, cos'è successo? Perché questa parola è diventata, è un influsso arrivato dall'America? Non lo so, io non lo so, constato, io non lo dico di certo. Giovan Battista Migliore: dobbiamo inginocchiarci davanti a un negro, questo dice, che il sommo pontefice aveva insignito dell'altissimo onore della porpora. Parla di un altro che cardinale morto, e come lui dice fa un paragone tra questi due. Ecco, questo era quello che volevo dire. Poi però resta il fatto che viene usato anche come termine di insulto già allora, no? Nel dibattito, infatti c'è un deputato comunista, Ignazio Pirastu, che accusa Caradonna: servo di tutti i servi, adesso sei servo dei belgi, e Caradonna gli risponde: e tu dei negri. In questo caso negro acquista
un altro significato. Ecco, ma questo era una notazione linguistica che sarebbe interessante se qualche linguista, lavorando sui discorsi della Camera, almeno sui discorsi più importanti, facesse una ricerca proprio sul cambiamento valoriale delle parole, no? Anzi, il valore positivo. Ecco, grazie, aspettiamo il prossimo lavoro di Palazzolo, che sarà sicuramente gustosissimo. Bene, io ringrazio Renato Farina. Allora, do la parola ad Alessandro Tessari, invitandolo a riattivare l'audio, perché il suo contributo è molto importante. Non ci sarà un secondo giro. Se qualcuno vuole fare delle annotazioni su quello che ha sentito, lo potrà fare, ma non ci sarà un secondo giro, perché insomma il dibattito è stato corposo e interessante. Allora, Alessandro Tessari ha avuto la fortuna di passare dal Partito Comunista al Partito Radicale. Tra l'altro era un po' il sosia di Gian Giacomo Feltrinelli. Quando arrivò alla Camera, la polizia lo fermò perché pensava che stesse per entrare a Montecitorio un pericoloso terrorista. E poi ebbe anche una breve discussione con un deputato del PC, Vidali, che era tristemente famoso a Trieste, che se ci vuole raccontare quel siparietto. E Renato Farina ricordava, tra l'altro, che lui era stato anche protagonista di una di questa commemorazione, perché uscì il giorno che venne commemorato Brezhnev rifiutando la commemorazione di Nilde Iotti. Alessandro, devi riattivare l'audio. Devi riuscire ad attivare l'audio. Allora, sotto in basso c'è attiva l'audio, in basso a sinistra devi riuscire ad attivare l'audio. Non è molto difficile. Eccolo qua. Bene. Allora, intanto grazie, ho sentito delle cose molto interessanti e mi piacerebbe poter anche interloquire dopo la trasmissione con alcuni dei che sono intervenuti. Mi hai fatto soffrire, caro Lanfranco, perché questo libro non ho letto con serenità, l'ho letto con molta sofferenza. Allora, parto proprio dalla sofferenza più grossa, che è quella di Togliatti nel commemorare Stalin. E Farina ha detto alcune cose. Io, che ho militato per 20 anni nel Partito Comunista, posso aggiungere alcune cose per rendere ancora più drammatico questo gap fra le cose dette da Togliatti e quello che aveva nella testa. Ho avuto la fortuna di conoscere Paolo Spriano dopo che aveva appena pubblicato la sua monumentale storia del Partito Comunista, dove dentro si raccontano tante cose su Togliatti nel periodo in cui sta a Mosca. Ora, Togliatti era un uomo scappato dall'Italia, il Partito Comunista non esisteva se non clandestini in carcere, però era un uomo autorevole e Stalin fa di lui quello che vuole. Gli impone di dire che il suo cognato è trotskista e Togliatti dice a Stalin: ti garantisco che non è trotskista. E Stalin gli dice: allora sei trotskista anche tu. E Togliatti conclude: hai ragione, è trotskista, e lo ammazzeranno. Ora, nessuno può dire che Togliatti è stato vigliacco, perché chi di noi avrebbe avuto la forza di dire a Stalin che poteva ammazzarti: guarda che se non dici quello che io voglio, morirai anche tu. Ora, Stalin ha fatto fuori tutto il gruppo dirigente della rivoluzione, Kamenev, Zinoviev, Trotsky, tutti. Ne ha ammazzati? Guardavo ieri, addirittura 3 marescialli generali su 5 dell'esercito dell'Armata Rossa, 8 ammiragli su 8, 9 decimi dei comandanti di corpo d'armata, 9 decimi fatti fuori, 35.000 ufficiali su 140.000. Cioè una follia. Però la follia più grande che si tace è che ha fatto l'alleanza con Hitler. Eppure nessuno ricorda questo, ma ricordano anche Togliatti che lui è stato il vincitore assieme agli alleati contro il nazionalsocialismo. Ma questa pagina che ha offeso i nostri detenuti nelle carceri,
carceri. Io sono stato seduto accanto a Altiero Spinelli per anni in Parlamento e gli dicevo: ma tu aspettavi che Stalin ti venisse a liberare? Certo, eravamo prigionieri del fascismo e quando abbiamo saputo che aveva fatto Stalin l'alleanza con Hitler abbiamo detto: qui è la fine, qui è la fine. E quindi anche il suo sogno, perché il manifesto di Ventotene è stato concepito come comunista, volevano l'abolizione delle banche, lui, Colorni, Rossi, quindi l'abbiamo fatto diventare socialdemocratico, perché lui stesso quando è uscito e ha visto che cosa è stato Stalin ha preso le distanze dall'Unione Sovietica. Allora Togliatti recita quella drammatica vicenda commedia nel 53 e dice: eterno sarà il ricordo di Stalin, lo dirà anche Pertini. Dopo tre anni arrivano i dati di Khrushchev, la denuncia dei crimini di Stalin. La cosa drammatica è che un uomo che io ho ammirato tantissimo, Concetto Marchesi, dirà alla Camera che Tiberio, il grande imperatore romano, ha avuto l'onore di uno storico che lo ha distrutto, e lo storico era Tacito. Stalin ha avuto, per sua disgrazia, come storico Khrushchev. Cioè, anche dopo la denuncia di Khrushchev, i comunisti pensavano che Stalin fosse comunque al di sopra di tutto. Ora, io non so le domande che si sono fatti tutti i tuoi ospiti, non c'è una risposta. La memoria qual è? Io mi pongo il problema che per 40 anni ho insegnato, e ai miei ragazzi che cosa gli devo raccontare? Quando ho saputo che Hume, il più grande filosofo liberale inglese, che io ho amato tantissimo, sollecitato dalla corona britannica per spiegare se quel traffico di africani che dall'Africa l'Inghilterra mandava in America era un traffico di esseri umani. E sapete cosa risponde Hume, il più grande filosofo liberale del Settecento? Scrive testualmente: stiamo attenti, hanno una grande abilità manuale questi negri africani che potremmo scambiarli per umani, ma è come con le cocorite, opportunamente addestrate, parlano, ma non sono esseri umani, cioè gli africani come le cocorite. E questo era Hume. Quando io ho letto queste cose, anzi me l'aveva citato un mio studente, ho voluto andarmi a vedere il testo e ho preso paura. Allora, cosa devo tacere queste cose o buttare via Hume? No, devi poter fare quello che fanno i cattolici. Io sono un laico, ma tante cose dei cattolici le apprezzo. Colpire il peccato e salvare il peccatore. Questa è l'unica via di salvezza che abbiamo, perché altrimenti dovremmo buttare nel cesso tutta la storia. Chi ha fatto più tragedie? Mao Zedong, Stalin. Ma gli spagnoli, i cattolici nelle Americhe hanno fatto un disastro, la Chiesa ha continuato a bruciare vivi. La simpatia che ho per Giovanni Gentile è che quando fanno i patti lateranensi il Papa chiede a Mussolini: ti prego una cortesia privata, cavami via la statua di Giordano Bruno da piazza Campo di Fiori. E Gentile, il filosofo fascista, che dice a Mussolini: ti faccio cadere il governo, quella statua resta lì, l'hanno bruciato vivo lì e lì resta come documento. Stupendo, stupendo. Solo per questo meritava di non essere ammazzato Giovanni Gentile. Vabbè. Allora, anni dopo, quando si è saputo tutto, la cultura dominante del mito di Stalin, del mito di Mao Zedong, è arrivata al punto, e io sono stato allievo di Jaymonat, e tutti gli allievi di Jaymonat erano tutti innamorati di Mao Zedong, e per pura combinazione nella mia tesi di laurea sulla matematica di Bertrand Russell non ho messo in bibliografia gli scritti di Mao Zedong, perché all'ultimo momento, per non so quale resipiscenza, l'ho tolto, ma mi sarei vergognato. Ma si citavano i libri di Stalin sulla linguistica, e noi incuranti tutto quello che avevamo saputo di Stalin, pensavamo che fosse un grande filosofo perché aveva scritto, non si sa se era lui o qualche suo aiutante, delle cose interessanti sulla linguistica. Per dire, questa forza del potere, non solo dei soldi, il Partito Comunista continuava a essere finanziato dalla Russia, quindi la spiegazione è questa, ma certamente Togliatti, che aveva temuto Stalin finché era a Mosca,
e le confidenze della Iotti. Io ho passato tanti anni in Parlamento, come tu sai, e ho avuto anche un'amicizia molto stretta, molto confidenziale con la Iotti, e qualche volta le ho detto: ma dico, perché giustifichi quest'aria da regina che guardi tutti dall'alto in basso? E lei, piangendo, mi ha detto questa sua tragedia personale, che non è mai stata accettata nel partito, perché era l'amante di Togliatti, per la quale Togliatti aveva mandato via, ripudiato la moglie ufficiale. E nel Partito Comunista c'era questo puritanesimo che non c'è neppure nella Chiesa. Ecco, però nel momento in cui tu sei il leader del più grosso partito comunista occidentale e muore Stalin, e tu conosci, perché aveva avuto in anticipo la documentazione di Crusoe sui crimini di Stalin, hai continuato a conservare il mito, a imporre il mito di Stalin. Ecco, queste cose sono drammatiche, perché avremmo dovuto fare, ecco, questa memoria complessa, denunciare gli errori e dopo magari salvare il peccatore, perché alla fine certamente Stalin ha fatto delle cose pregevoli, come le ha fatte Mao, ma tutti, anche gli spagnoli, sono andati in America, hanno ammazzato un sacco di gente, ha detto, perché erano cannibali. Ma voi avete fatto peggio, scuoiavate vivi questi poveri indigeni di queste terre. Allora, un episodio che Mollicone mi ha... la commemorazione mancata di Graziani. Ora, per motivi familiari, i miei parenti, tutti fascisti, militari, eccetera, hanno conosciuto e frequentato Graziani in Africa, per cui avevo a casa mia dei manuali, però pensavo anch'io, mi ero fatto l'idea che fosse il tremendo assassino che aveva buttato i gas, eccetera. I gas li avevano buttati tutti, ma assassino era quello che ha perso la guerra. Gli inglesi, i gas ne avevano buttati ancora di più, siccome avevano vinto la guerra, i gas inglesi erano buoni. Allora, una giovane storica etiope un giorno mi racconta che era andata nel paese natio di Graziani, perché c'era un monumento a Graziani. E dico, ma non ci posso credere. Sì, e lei si è incontrata sia col sindaco che con il prete del luogo e hanno detto, ma voi sapete che Graziani, messo in galera da Mussolini, perché fu condannato da Mussolini prima del crollo, quando Mussolini il 25 aprile del 43 viene fatto fuori dal suo Gran Consiglio, viene liberato dai nazisti che gli impongono la Repubblica Sociale, e gli dice Hitler: a capo metterai Graziani. E Mussolini, che aveva condannato Graziani per i disastri in Africa, lo recupera. Graziani, la prima cosa che fa, chiede a Hitler di restituirgli 50.000 ufficiali italiani che Hitler ha portato nei suoi treni piombati in Germania per metterli a lavorare nelle fabbriche. E Hitler guarda questo Graziani come un pazzo, come si può permettere lui di dare ordine? Eppure lui va e porta in Italia, credo 30.000, adesso non voglio dire una persone, per queste 30.000 famiglie Graziani è il santo, ti ha restituito il parente che Hitler aveva portato in Germania, e si sa con quale fine possibile. Allora, ecco, la complessità di queste figure andrebbe vista nella sua complessità, perché è molto complicato tutto. Allora, dobbiamo ancora fare i miti. Ecco, io direi che dobbiamo lavorare su questo. Non facciamo miti, e meno enfasi facciamo anche quando commemoriamo un morto. Devo fare gli elogi di Emilio Colombo. Io sono sempre stato dalla parte opposta della Democrazia Cristiana, ma in alcune dei suoi interventi c'è questo stile dolce del mondo cattolico, appunto, di tirar su con la mano il colpevole che si è reso colpevole di grandi misfatti, condannando i misfatti. E tu puoi concedergli l'onore della tua amicizia, perché è un modo di riscattarlo, di recuperarlo, altrimenti dovremmo ammazzarci e cancellare la memoria, perché chi è che non ha fatto delitti e crimini o giustificato, ecco, con la disattenzione? Anche la Iotti, io ho partecipato della sua sofferenza, non essersi mai sentita accettata dal Partito Comunista, però quando ha gestito la Camera non l'ha gestita sempre in maniera corretta, perché l'episodio che io forse ho raccontato
raccontato la Franco, di essersi fatta mettere un pulsante sotto il tavolo della presidenza per staccare l'audio quando parlano i radicali, ma visto che parlavano attraverso Radio Radicale, lei propose al Consiglio di Presidenza della Camera che gli dava fastidio la voce dei radicali, e tutti gli hanno detto: guardi, lei può interrompere perché è illegale, i radicali stanno facendo una cosa illegale, però tutti sono contentissimi di questa Radio Radicale. E lei da sola, contro i 4 vicepresidenti, 3 questori e i 15 segretari di presidenza, ha detto: io voglio mettermi in pulsante per staccare quando parlano i radicali. Dopo 10 minuti da Radio Radicale ci arriva la notizia che non si sentono i radicali, si sentono tutti gli altri. Io vado in aula con un auricolare e vedo e sento. Nel momento in cui do la parola a Ciccio Messeri, vedo l'Aioti che fa uno strano gesto e si stacca l'audio che ho. Allora vado verso il banco della presidenza e quando per la seconda volta vedo questa scena dico a voce alta: ma presidente, cosa si è fatta mettere sotto il tavolo? Lei si mette a urlare che io manco di rispetto, salgo i gradini della presidenza e vedo un pulsante. È successo l'ira di Dio, sono intervenuti tutti, il Scalfaro mi ha detto: guarda, tutti noi siamo stati contrari, lei non poteva fare questa cosa. Sospesa la seduta, ma chiamano un elettricista, stacca il pulsante. Il giorno dopo mi prendo le reprimende della Ioti che mi ha detto: lei ha mancato di rispetto alla presidenza. Ma lei ha mancato di rispetto a tutta l'aula facendo questa cosa. È una mascalzonata che non si può perdonare. Dopodiché non facciamo il mito neanche della Ioti. Era una donna certamente coraggiosa, certamente che ha sofferto tantissimo, anche lei, però non facciamo mai miti di nessuno, perché poi dovremmo poterli abbattere. E quindi, siccome la storia è piena di miti esagerati, ecco, cerchiamo di essere più morbidi e più sottotono. Io avrei tante altre cose, ma insomma credo che abbiamo fatto tanto. E avremo mille modi. Ah, l'ultima cosa che mi ero appuntato... Marchesi per noi padovani è stato una figura mitica, poi grande latinista. Però io sapevo che quando era venuto a Padova come rettore era ospite della famiglia Papa Fava, questa antica famiglia nobile padovana che era questo palazzo vicino all'università. Ma recentemente, parlando proprio con l'ultimo Rampollo che è morto pochi mesi fa, Alberto Papa Fava, mi raccontava che papà, Novello Papa Fava, un grande intellettuale che pubblicava con Gobetti dei libri interessantissimi, ospitava a colazione, dice, mi divertiva vedere il comunista Marchesi che faceva la colazione con Carlo Biggini, che sarà il ministro fascista della Repubblica Sociale. E dice, presente c'era anche e Musatti, che insegnava psicologia a Padova, che era amico della famiglia. Ora, questa cosa mi pareva una talmente divertente che stentavo a credere che fosse vero che il fascista, il comunista e il psichiatra sedessero allo stesso tavolo. Qualche giorno dopo vedo che esce un libro monumentale di Canfora su Marchesi, dove c'è la fotografia di una lettera che quando Marchesi farà l'inaugurazione dell'anno accademico, lui dette le dimissioni perché era stato nominato da Badoglio, quando tornano alla carica i fascisti dice: rassegno le dimissioni. E Biggini dice: no, tu resta, noi abbiamo confermato tutti i rettori fatti da Badoglio e farai l'inaugurazione dell'anno accademico. E Marchesi dice a Biggini: ma guarda che io non voglio invitare i nazisti, fai quello che vuoi, ma neanche i fascisti. E Biggini, che è ministro fascista, gli dice: senti, io verrò, ma privatamente. Il ministro dell'istruzione, ma era talmente soggiogato dal fascino di Marchesi che presenzia come privato cittadino. I nazisti capiscono e pochi giorni dopo Biggini scrive una lettera che Canfora genialmente riproduce in questo suo libro. Dice: caro Marchesi, scappa perché i nazisti e i miei ti daranno la caccia per ammazzarti. E ho trafugato delle lettere che ti possono servire, ma scappa lontano perché ti verranno a cercare anche in Svizzera e in Francia. Ecco, queste complicazioni della storia devono permetterci, ecco, di avere un distacco nel guardare le cose che forse dovremmo mantenere tutti, anche per trasferire ai nostri giovani qualche cosa che non sia deprimente, insomma, ma che possa spingerli ad amare la politica e a darsi da fare come soggetti del futuro. Grazie.
Bene, io ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa, la presentazione del mio libro L'incongrua memoria, commemorazione di dittatori in Parlamento. Se avete qualche appunto, io non faccio fare un secondo giro perché e non parlo nemmeno io perché mi ritengo molto, ma più soddisfatto delle aspettative che avevo rispetto a questo dibattito, alla ricchezza dei temi che avete introdotto. Io veramente sono quasi imbarazzato, non so proprio come ringraziarvi per la bella sorpresa, per la ricchezza dei vostri interventi, però sono a disposizione se qualcuno di voi... Franco, sì, prego, prego Filippo. Posso dire solo una parola, ecco, a proposito di... della, scusami, non ho una pretesa di conclusione, ma a proposito della memoria non condivisa, io volevo però in questa occasione anche portare per me un pensiero deferente a Giorgio Napolitano, perché io penso che anche nel tuo libro, per esempio, nel suo ricordo di Dubček, ne viene fuori, come per tutti quanti, ovviamente il portato di una storia, ma soprattutto il segno e un profilo di un grande signore e di una personalità, insomma, che per me resta indiscutibile. L'ultimo punto riguardo al tema linguistico, l'utilizzo delle parole, eccetera, eccetera, lo dico senza nessuna polemica, ovviamente, ma dico a Farina che sono contento di vivere in un'epoca che non ha paura delle parole, ma che magari ha il coraggio di sceglierle e qualche volta anche di non dirle. Ecco, tutto qua. Ci tenevo però, soprattutto per quello che riguarda Napolitano, a dire mezza parola. Grazie, scusate. Se posso, Franco, soltanto sì, prego. Per ringraziarti di questo libro e per ringraziare tutti gli intervenuti. Io penso che il tuo libro abbia avuto un altro merito, che è quello di far fare un confronto civile su un tema storico, come diceva molti interventi mi hanno preceduto, ancora non definito, in senso ancora non congruente, per usare il termine legato al titolo del tuo libro. E io auspico, come è stato ricordato anche nell'intervento di Farina, bellissima lezione di Panza, che si possa arrivare a vivere un'Italia dove ci sia anche la memoria dei vinti e dove ci sia la possibilità di fare una commissione di storici. Abbiamo proposto una proposta di legge per una bicamerale che avesse anche questo taglio, un taglio storico per chiudere finalmente il dopoguerra con storici di tutte le opinioni. Quindi lascio con questo auspicio e ti ringrazio veramente per questo libro molto significativo e ringrazio tutti gli intervenuti. Bene, allora io ringrazio Federico Mollicone che ci ha ospitati a nome dell'Intergruppo Cultura, Arte e Spettacolo, ringrazio Pino Pisicchio, curatore della collana Question Time di Nuova Palomar, il professor Andrea Romano, Flavia Piccoli Nardelli, Filippo Sensi, Renato Farina e Alessandro Tessari per aver dato questo prezioso contributo alla presentazione dell'incongrua memoria, commemorazione di dittatori in Parlamento, che libro che ho curato, che con l'introduzione preziosissima di Pino Pisicchio. Grazie a tutti per la disponibilità, per la cortesia e per l'attenzione che avete dato alla presentazione di questo libro. Grazie a tutti. Un saluto.